di idrologia. Io sono Riccardo Rigon, lui è Michele Bottazzi. Michele, alzati, gira che ti vedano. Ed è il mio collaboratore e dottorando qui della scuola di dottorato del nostro dipartimento, che mi aiuterà nelle esercitazioni di questo corso. Michele, se vuoi, puoi anche andare adesso. Adesso che ti hanno visto che lui ha molte cose da fare. Ecco, comunque è a disposizione. Se avete bisogno, se potete, cioè, non adesso, più avanti, quando saranno le esercitazioni, comunque anche in vista delle esercitazioni, potete scrivermi, magari proprio poi vi lascio la mia email. In realtà, dopo qualsiasi cosa dovete fare un riferimento a me. Chi sono io? Se volete sapere chi sono, questo posto qua c'è il mio curriculum, potete guardare cosa faccio nella vita, oltre a insegnare a voi. In realtà io nella vita faccio l'idrologo, cioè studio la materia che vi insegno. E questo che vi sto presentando è un po' l'organizzazione del corso, il syllabus del corso, come facciamo l'esame, tutte queste cose. E l'idea del corso è che avrà una parte pratica molto grande, circa il 60% del corso, mentre il 40% sarà di lezioni frontali teoriche come questa, cioè teoriche, insomma, poi le teorie concettuali, che spiego delle cose. E mentre la rimanente parte che noi faremo in aula A1 o 1A consisterà in elaborazioni che noi faremo al computer sui vari temi che poi vedrete anche. Quanti di voi non posseggono un computer personale? Tutti avete un computer personale? Quanti usano Macintosh? Bene, quanti usano Windows? Beh, tutti gli altri. No, quanti usano Linux? Nessuno più usa Linux? Io. Ah, meno male. Ok, comunque tutti gli strumenti che noi useremo funzionano sia per Windows che per Macintosh che per Linux. Quindi siamo a posto. Quali sono gli scopi di questo corso? Gli scopi di questo corso sono quelli di introdurre i processi idrologici fondamentali, di comprenderne il funzionamento, di saper poi anche trattarli e modellarli. In particolare le precipitazioni, sulle precipitazioni non ci soffermeremo più tanto, sono uno degli argomenti principe della meteorologia. Quanti di voi fanno il corso di meteorologia? Beh, non tantissimi in realtà, quindi sì, io rimarrò solo poco sulla parte di precipitazioni, perché poi il tempo è anche tiranno. Il deflusso nei suoli, cioè come l'acqua si infiltra, entra oppure no nel suolo e forma poi quello che si chiama ruscellamento superficiale. Vi parleremo di traspirazione e di evaporazione, che sono altri fenomeni idrologici, e quindi poi del deflusso superficiale di cui vi ho già detto. Quanti di voi hanno fatto il corso di cartografia numerica? Quanti invece non lo hanno fatto? Ok. Gli anni scorsi io facevo anche una parte che si chiamava delineazione dei bacini idrografici, una parte sulla quale io in passato ho dato anche qualche piccolo contributo, però quest'anno non la faccio. Nel corso ho eliminato le parti di cui si ricava il bacino idrografico e anche una parte di esercitazione che era correlata a questo. Tuttavia il prossimo venerdì verrà Paolo Zatelli, che è docente di cartografia numerica, e per quelli che non sanno nulla di sistemi informativi territoriali introdurrà quei 4-5 concetti che sono necessari anche in questo corso.
il viceversa lascia tutta la parte di espansione dei bacini infiltrati, di espansione del reticolo idrografico, che è una parte rilevante nella storia recente della mia disciplina, la lascio al corso di cartografia numerica oppure per chi farà la magistrale qui al corso di modellazione idrologica. Oltre alla materia in sé, vi insegnerò anche degli strumenti, cioè per calcolare i flussi idrologici non li racconta, c'è qualcuno che li racconta, io ve li faccio calcolare. Quanti di voi conoscono un linguaggio di programmazione? Che linguaggio? Sì. Perché l'avete fatto all'informatica? Sì. Okay. E con quel linguaggio però voi dovreste essere in grado di fare dei calcoli e io non credo che voi siate in grado di fare dei calcoli in C. Perché il C ha bisogno di... Io sono, o meglio, forse sono stato un buon programmatore in C. Però il C ha bisogno di costruire, di usare tutta una serie di librerie esterne alle quali sicuramente voi non avete avuto nessuna introduzione. Però quanti di voi sanno fare dei calcoli con un foglio di Excel? Più o meno tutti. Però questi calcoli non tanto complicati. Io per esempio qui vi insegnerò a fare alcuni di questi calcoli usando un altro linguaggio che si chiama Python. Non vi insegnerò il Python, ma vi insegnerò a fare dei calcoli, diciamo un uso minimale di Python. Dopo vi spiego anche perché. La cosa importante è saper calcolare la scala, più o meno la scala si chiama di versante, cioè non ci estenderemo a trattare i bacini fluviali, ma semplicemente a elementi che sono in qualche modo localizzati, salvo una parte del corso dove invece calcoleremo la radiazione che incide per esempio su un bacino in questo caso e forse anche per la parte di evapotraspirazione e di interpolazione dei dati. In questi casi, quando sarà necessario estrarre dei bacini idrografici o dei sottobacini idrografici, per i quali io mi appello adesso ad una conoscenza intuitiva di che cosa sono, vi forniremo già gli elementi estratti da noi, cioè Michele in particolare e Nicolò, che è l'altro mio dottorando che ci aiuterà, prepareranno per voi elementi idrografici già estratti, che erano delle mappe già estratte sulle quali poi voi lavorerete. Che cosa serve quello che vi insegno? Beh, serve calcolare le piene, cosa che noi non facciamo nessuna di queste cose, perché sono il prodotto successivo a questo corso. Si può calcolare dove il territorio frana. Si potrebbero in teoria calcolare anche fare sistemi di previsione delle valanghe. O meglio, questo avrei dovuto tirarci sopra una linea anche qua, perché la neve non credo che arriverò a potervi parlare dei fenomeni nevosi. Si può stimare quali sono le necessità di evaporazione o di traspirazione delle piante, quindi tutti i problemi che sono legati per esempio all'irrigazione si potranno trattare in seguito. La disponibilità di energia idroelettrica dipende da alcune nozioni che io comunico. Se arrivassimo a trattare la neve, o se qualcuno fosse interessato, si può anche l'idrologia può dare degli strumenti per calcolare per esempio il congelamento delle strade, per dire una cosa, o comunque la stima della temperatura del suolo, cosa che molti dicono di fare ma che solo noi idrologi in realtà facciamo. Non che sia difficile, è che bisogna avere il focus su questa cosa. Prevedere l'altezza della distribuzione della neve. Se voi proseguite i vostri studi qui, ci sono almeno tre corsi che
utilizzeranno informazioni di questo corso, specificatamente il corso di acquedotti e infogliature, il corso di, di modellazione idrologica e il corso di ingegneria fluviale. Di che cosa c'è bisogno? Come strumenti di base per comprendere quello che facciamo? C'è bisogno di un po' di analisi statistica. Quali sono le vostre conoscenze di statistica? Vedo uno sguardo... No, sono... le conoscenze di statistica di cui abbiamo bisogno sono relativamente elementari, io ve le introdurrò. Anche qui stiamo ponendo rimedio a questo doloroso caso che voi non sappiate nulla di statistica, modificando il percorso nel corso di laurea, però dell'anno dopo del vostro. Quindi... però voi avete un po' di nozioni, quindi ve le darò. Sì, perché ve le darò? Perché l'idrologia è una scienza fisica e quando e paradossalmente la parte fisica richiede la conoscenza e il trattamento dei dati in senso statistico e anche l'analisi dei dati che vengono prodotti in senso statistico. E paradossalmente la parte dell'idrologia che non si chiama fisica si chiama idrologia statistica, quindi sarebbe ancora più statistica dell'idrologia fisica. Quindi sicuramente nella parte di idrologia serve avere questi elementi. E adesso c'è un fenomeno tra l'altro particolarmente rilevante, diciamo così, un po' trasversale a tutte le scienze, che è il machine learning, cioè sono quelle tecniche di analisi di dati distribuiti nel territorio. Voi siete studenti di ingegneria ambientale, quindi analizzate cose che accadono nel territorio, analizzate, proponete delle soluzioni e cose di questo tipo. Ci sono delle tecniche che si chiamano di machine learning, che rappresentano per alcuni l'illusione che mettendo dei dati dentro una macchina questa si faccia tutto il lavoro che invece dovreste fare voi. Cioè la comprensione, in realtà questi metodi sono dei metodi anch'essi di natura statistica che andrebbero compresi con profondità, sono estremamente moderni e vengono utilizzati per tantissime cose, non solo per l'idrologia, ma anche queste sono statistica, ricordatevelo. Equazioni. In idrologia ci sono delle equazioni. Voi siete degli ingegneri e le equazioni le dovreste sapere che cosa sono. Se non vi piacciono le equazioni, non è che forse avete sbagliato mestiere? Se non sapete cosa sono le equazioni, comincio un po' a preoccuparmi, nel senso che sono assolutamente necessarie, diciamo, a parte le equazioni, quelle algebriche che poi pure utilizziamo, il cuore dell'idrologia fisica sono equazioni, poi equazioni differenziali ordinarie o equazioni differenziali e le derivate parziali. Sicuramente voi le avete già viste in altri corsi, per esempio in meccanica dei fluidi, ma anche un po' in tutti i corsi che dovrebbero... Io vi presenterò un paio, non tantissime equazioni, però voi dovete sapere leggere le equazioni, non solo scriverle. L'esperienza un po' devastante per me e per il mio ego con gli studenti del corso dell'anno scorso è stato che alcuni venivano e mi dicevano, ecco, e gli chiedevo per esempio, mi parli dell'equazione di Penn-Mamontini, che è un'equazione algebrica peraltro, che racconta di come avviene l'evaporazione e la traspirazione. Allora lo studente veniva lì, mi scriveva la formula esattamente, gli diceva, beh, è adesso? E dice, ma come? Io gliel'ho scritta l'equazione. In verità, da lì si parte, un'equazione una volta ricordata deve essere interpretata, dovete capire come... qual è la struttura delle equazioni, cosa significano i vari termini, cosa sono i parametri che compaiono. Io cercherò di comunicarvi questa passione per le equazioni che ho e spero che qualcosa passi. Serve
saper fare dei grafici, non solo saper fare dei grafici, di interpretare anche i grafici. Questo perché, come ogni, cioè se volete, è il corrispettivo della statistica, della prima analisi di statistica, la rappresentazione dei dati attraverso delle forme sintetiche che sono appunto i grafici, che vanno, dovete essere in grado di produrli e di interpretarli. Certamente durante il corso cercherò di fare, di darvi degli strumenti per interpretare. Ogni grafico ha una sua spiegazione, una sua natura, una sua logica. Questi sono semplicemente delle distribuzioni, non sono granché, semmai mostrano come varia la distribuzione al variare della varianza della distribuzione stessa. Non vi è articolo ingegneristico o scientifico che non abbia dei grafici, quindi voi dovete anche tenere presente questi elementi. Quindi ci sono tre elementi fondamentali che costituiscono diciamo l'orizzonte del discorso idrologico, e sono sapere ragionare statisticamente, sapere ragionare attraverso le equazioni, sapere rappresentare e ragionare attraverso dei grafici. E questa è la parte, se vogliamo, strutturale del corso. Non sostengo che voi dobbiate già sapere tutto di questo, perché siete come tutti, delle creature infieri, cioè state imparando queste cose, ma sottolineo che sono importanti queste cose da imparare, nel senso che non si può farne a meno, o almeno non saprei che altra ideologia esista senza queste cose. Le lezioni sono lezioni frontali, che qui ho chiamato di teoria, come questa che sto facendo, fatta attraverso slide, che voi, queste slide sono già caricate sul sito che poi vedete, voi le potete ogni settimana voi le potete scaricare in anticipo e venire a lezione qui con le slide e prendere appunti sulle slide. Del resto mi sto anche registrando con lo scopo che, sperando che non, che qua il nuovo proiettore non spari troppa luce e risulti a fuoco, perché che risulti a fuoco io è secondario, ma che risultino a fuoco le slide è importante. Mi registro, quindi voi in teoria potreste anche riguardarmi. Questa cosa l'ho fatta anche lo scorso anno, non c'è stato uno studente che l'ha fatto, perché siccome posso controllare, forse uno o due, cioè questo non è accettabile, altrimenti io prendo un libro di idrologia vecchia di 20 anni o di 30 anni, ve lo racconto, voi siete contentissimi perché cavolo avete un libro davanti e le robe che vi racconto sono simpatiche, coerenti, hanno un difetto che non corrispondono al modo in cui si fa idrologia adesso, qualche volta sono anche sbagliate nel senso scientifico del termine, che la scienza è sempre sbagliata e procede in avanti. A marzo, ci occuperemo quasi solo della stima delle precipitazioni, della stima statistica delle precipitazioni, in particolare di precipitazioni che vengono definite come estreme. Questo programma, dopo vedete dov'è e c'è, quindi più o meno avete l'indicazione più o meno qualitativa di che cosa si fa in ogni settimana e in ogni giorno che venite qua. Vedete qui, cito Python, di cui vi parlo, e JPyter, che sono cose di cui vi parlo dopo, e sono fanno parte di questi strumenti che vi insegno. Aprile e maggio sono, diciamo che la prima parte del corso ha il pregio di essere abbastanza omogenea, introduce un sacco di strumenti, apparentemente si impara poco di idrologia, ma il problema è perché il focus è soprattutto sugli strumenti. Nella seconda parte poi cominciano le parti più legate all'idrologia e io ho pensato di introdurre una parte che ha comunque a che fare con la stima della radiazione distribuita nel territorio, che non è semplicemente funzionale all'idrologia, perché la radiazione, ad esempio, con gli strumenti che io vi insegnerò, potrebbe servire ad esempio per calcolare quant'è il rendimento dei pannelli solari che voi potete mettere sul tetto della vostra casa.
dirne una, ma per me è funzionale per esempio, al calcolo dell'evaporazione e se fosse fatto al calcolo della, di tutto il metamorfismo della neve. Passeremo poi all'interpolazione dei dati spaziali e il 24 del 4 facciamo una prova in itinere che vi dico dopo come è strutturata. A maggio parliamo di suoli. Parzialmente questo tema si sovrappone a quello di geotecnica, perché vi parlerò dei suoli in saturi e quindi di come si comportano i suoli, però non dal punto di vista meccanico, quello l'aspetto della geotecnica, ne parlerò dal punto di vista idrologico, cioè come quanta acqua c'è dentro, come si sviluppano le pressioni, vi daremo degli strumenti per il calcolo di queste cose. Passeremo a descrivere la teoria dell'evaporazione e della traspirazione. Andiamo avanti praticamente fino a metà giugno. Qui facciamo in realtà un focus lungo alla fine sui problemi di natura idro geomorfologica, o meglio sul rischio e sul pericolo idrogeomorfologico. Allora, come vi ho detto, le lezioni frontali servono per che cosa? Per comunicarvi elementi di statistica, concetti sulle equazioni, quali sono gli aspetti rilevanti dei fenomeni che voi potete rappresentare o dovete rappresentare, e naturalmente voi dovete conoscere anche i concetti che ci stanno dietro. Cioè, potete scrivere l'equazione così, ma vi dovete anche saper dire che cosa questa significa. Le lezioni di laboratorio, ogni lezione come questa sarà seguita da una lezione di almeno 3 ore di laboratorio, nella quale voi dovrete applicare i concetti esposti, naturalmente attraverso l'uso di software che noi abbiamo sviluppato e che vi daremo, che sono software moderni, contemporanei, che usiamo anche nella ricerca e quindi richiedono magari da parte vostra un minimo di adattamento, non è un'applicazione in cui si fa così e ci pensa il telefono a darvi il risultato, sono un po' più complicate, ma richiedono appunto una certa applicazione. In questa parte il vostro intervento è necessario innanzitutto per ricordare e comprendere le cose che facciamo, poi anche per ripeterle in maniera creativa e per produrre delle interpretazioni su quello che avviene. Vi darò gli strumenti per poterlo fare. Se io non ve li dessi o se voi non capiste che cosa dovete fare, me lo dica lei. Dovete chiedere. Noi siamo qua. Se voi ci chiedete, noi rispondiamo. Non deve succedere come è successo in passato che voi non chiedete. Non potete venire alla fine del corso e dirmi ma io non ho capito questo perché è stato fatto proprio poco tempo. Perché la struttura di questo corso, che ha un sacco di ore di laboratorio, richiede che voi ci pensiate su quello che è stato fatto e poi quando non avete capito ci chiediate, noi vi rispondiamo, vi diamo l'assistenza necessaria. Non c'è altra via. Gli esami di profitto, ci sono 5 appelli d'esame. Giugno, fine giugno, fine luglio, uno all'inizio di settembre e poi gennaio e febbraio. Per questi 5 esami è valida la prova intermedia sulla quale poi entro nel dettaglio fra poco. Non sono ancora messe le date perché non le ho ancora stabilite, peraltro è pendente uno sciopero sugli esami della sessione estiva, sappiatelo. Potreste forse. Testi di consultazione. La parola consultazione.
Io non seguo questi testi, sono dei buoni testi, migliori secondo me che esistono nel commercio, come il Bigman, terza edizione. E qual è? Cioè, fondamentalmente sono dei testi completi. L'idrologia che io vi presento non corrisponde immediatamente a quella che è scritta in questi testi, magari in alcune parti si coincide, in altre no. Un altro buon libro è questo di Gutzeit, che ha lavorato soprattutto sulla parte di evaporazione e traspirazione. Anche questo è un buon testo di stampo, se vogliamo, di meccanica dei fluidi da un certo punto di vista. Anche questo non corrisponde più a come si fa le cose, si fanno adesso. Le equazioni sono sempre quelle, non è che cambi. Up to a point. Questo testo è un attimo più moderno, si chiama Hills of Hydrology and Stability. Sulle parti concettuale, questo è moderno, contemporaneo più che moderno, moderno è passato. Contemporaneo, però qui si affronta il tema principale, il focus principale, in realtà non è solo l'idrologia, ma è la stabilità dei pendii in ambito naturale. Non esiste in realtà un testo, quindi non chiedetemi un testo. Non esiste un testo perché l'idrologia è una scienza che 30 anni fa, non voglio dire che non esistesse, ma se lo dico non faccio un grande errore. È una scienza che si è trasformata prima da un ambito geografico così descrittivo ad un ambito quantitativo come quella che pratichiamo oggi negli ultimi 30 anni. Negli ultimi 30 anni c'è stata anche una rivoluzione che voi tutti conoscete, anche se ne siete diversamente consapevoli, direi, perché quando io sono nato quegli oggetti non esistevano, quei computer non esistevano e quindi i calcoli si facevano in modo tutto diverso. Per questo vi dico che anche i libri che vi ho indicato prima non sono up to date, perché soprattutto i metodi di calcolo che propongono sono legati all'idea che bisognava fare analiticamente tutto quello che era possibile, semplificando i processi in maniera molto grande, perché non si avevano strumenti di calcolo sufficientemente potenti. Adesso invece questi strumenti si hanno e quindi alcune cose non hanno semplicemente più senso. E quindi esiste questo problema. Prima o poi qualcuno scriverà un libro contemporaneo e anche la nostra scienza si in qualche modo si stabilizzerà su certi contenuti, su certi temi. Allora, dove sta il materiale? Il materiale sta qui, a questo indirizzo, ma se voi, e vedete qui c'è l'elenco di quello che sta succedendo, salvo che qui trovate anche il link a tutto il materiale che man mano viene prodotto. È il mio blog, si chiama About Hydrology, blogspot.it, dopo vediamo nel dettaglio dove sta la classe di idrologia 2018. Comunque il post, no, qui non ho, è di febbraio o di gennaio di quest'anno. Ci sono anche classi degli anni scorsi, dei quali ovviamente non è che io abbia cambiato eccessivamente il materiale di quest'anno sarà organizzato leggermente in modo diverso rispetto alla classe dello scorso anno. Ho eliminato delle cose perché gli studenti dello scorso anno mi hanno detto che erano troppe ed ora per una volta li ho ascoltati e ho eliminato quindi un po' di elementi, in particolare la parte di analisi del territorio. E comunque c'è del materiale anche lì che non sempre è coincidente con quello di quest'anno, oppure ancora materiale precedente. Materiale precedente, diciamo, siccome la parte di esercitazione era molto meno sviluppata, avevo una parte, diciamo, di raccontata molto più lunga. E quindi, per esempio, nell'introduzione all'idrologia che oggi vi farò in mezz'ora, allora la facevo in 4 ore. Per dire, quindi c'è più materiale. Non è che parlassi più lentamente, raccontavo più cose, più elementi
in realtà il materiale vero e proprio sta su questa cosa qua che si chiama Open Science Framework, che è una cosa che dovreste imparare ad usare anche voi, che anzi dopo vi faccio un pezzo di lezione su questo. E qui sono caricati, il nome non è più questo, ma qui sono caricati le slide che vedete, il cuore delle slide che potete accedere sia dal lato sito web, cioè da About Hydrology, ma potete accedere anche direttamente da qui. Io consiglierei l'altro perché dall'altro sono un po' indicizzate, per cui vi viene meglio, però anche qui. Queste sono, qui ci saranno le slide, qui ci sono i laboratori, così vedete qui altro materiale che poi ci serve per linkare. Per esempio la lezione che vi sto facendo sta dentro qua e voi la potete scaricare liberamente, non avete bisogno di accreditarvi presso questo sito per accedere a questa lezione. Le mie lezioni saranno tutte fatte con slide, non chiedetemi di scrivere con il gesso, al gesso sono allergico, no, non nel senso cioè nel senso fisico, non nel senso intellettuale, quindi non lo uso, insomma, se non in maniera occasionale. E la sorpresa, la vera novità rispetto agli altri anni, da un certo punto di vista, è che vi chiederò a ciascuno di voi, per la parte di esercitazione, di aprire un piccolo sito, che poi vi spiegherò come, su OSF, in cui caricherete il vostro materiale con il quale verrete all'esame. Quando voi vi presenterete del materiale o chiederete a noi di risolvere il materiale, prima lo caricate qua e poi noi lo guardiamo e lo controlliamo e se ne discute. Poi vi insegno come si fa, è abbastanza semplice, ma l'idea è che ci sono alcune cose che potrete fare in gruppo, in gruppi di tre, non gruppi singoli, perché imparare a lavorare in gruppo è sempre una fregatura, perché raramente accade che tutti i componenti del gruppo diano un contributo paritario al lavoro che si fa, per i motivi più svariati, perché uno è abituato a fregare, un altro è abituato a lavorare da solo, però invece lavorare in gruppo è una caratteristica del lavoro moderno di un ingegnere, quindi voi dovete imparare a lavorare in gruppo e dovete imparare a lavorare anche a scapito, cioè anche attraverso le fregature che potete ricevere dal vostro collega che non lavora, dovete imparare a gestire questa situazione. Però l'esame è di ciascuno, e in particolare le lezioni che io farò in aula, molte di queste le farò attraverso questi strumenti che appunto ho chiamato notebook, e voi su ciascuna di queste lezioni in pratica dovete riprodurre quello che ho fatto io sul vostro notebook e caricarlo poi allora nel momento prima dell'esame o quando l'interazione tra di noi lo renderà necessario, questo materiale, in modo che si possa discutere e se ne possa parlare insieme. Dunque, teoria più pratica. Adesso per la pratica servono un po' di strumenti. In particolare il primo strumento è questo linguaggio che si chiama Python. Python che noi useremo come linguaggio di scripting, cioè non faremo dei programmi lunghi, ma useremo delle librerie che ci sono già per fare dei calcoli specifici. Però la conoscenza di queste librerie, un minimo degli elementi, sarà necessario. Per usarlo useremo questi Jupyter Notebook. Python e Jupyter si installano con questa cosa qua che si chiama Anaconda. E qua
vi inviterei non per la prossima lezione, perché la prossima lezione avete la parte di cartografia numerica che serve a recuperare quelli che non hanno fatto l'esame di cartografia numerica, ma per la settimana successiva poi installeremo questi software nei vostri computer. Vi chiedo di venire alle lezioni del venerdì con il vostro computer. Tutto questo software è anche installato nei computer della facoltà che sono in aula 1A, però sarà bene per voi averli installati sul vostro computer, perché questo sì che dà quella interazione con il lavoro che dobbiamo fare, che rende tutto realmente produttivo. Perché Python? Perché è facile da imparare, non ha complicazioni che hanno altri linguaggi, perché comunque è un linguaggio object oriented, perché quasi tutta la parte di lavoro che voi dovete fare l'ha già fatta qualcun altro e voi dovete solo imparare ad usarla, perché questa interfaccia JPython è molto didattica, a me piace molto. Chi di voi sa usare matematica? Nessuno. I notebook di JPython sono praticamente copiati da quelli di matematica, anche se nessuno lo dice, ma diciamo sono ispirati, molto ispirati a matematica, e sono un modo molto elegante, anche secondo me razionale, di mettere insieme ragionamenti e formule e equazioni e calcolo. I linguaggi normalmente usati nel calcolo, diciamo, scientifico sono Fortran e C++. Fortran vi dice qualcosa? Io non lo uso Fortran, però mi verrebbe da stendermi così in un afflato di disperazione quando mi dite queste cose, perché Fortran è, diciamo, dal punto di vista storico, è il linguaggio di programmazione che è stato più usato per fare qualsiasi calcolo di tipo fisico o ingegneristico. E il C++ è uno dei linguaggi più diffusi. C++ è uno dei linguaggi più diffusi che ci sia. E in ogni caso hanno quella serie di librerie di cose che servono per fare calcoli. Python queste cose le mette insieme in modo abbastanza facile per chi volesse poi approfondire questi elementi. Vi faccio notare che nella parte ancorché noiosa che vi sto illustrando, che paradossalmente sembra avere poco a che fare con la materia che io vi insegno, in realtà ha a che fare con una parte che sta al cuore della vostra professione, perché molti di voi saranno richiesti di calcolare delle cose, di dare dei giudizi sui numeri, di poter quantificare, di saper valutare criticamente i modelli, gli strumenti. Se non avete questi strumenti nelle mani, queste cose le potete solo raccontare in un modo, come dire, come si fa alle elementari. Allora non c'è nessuna differenza tra il corso che faccio io e il diagramma dei flussi idrologici che si fa alle elementari. Python poi, il linguaggio che più o meno ci ha trovato tutti noi che insegniamo nel corso di laurea, è d'accordo per uniformare la catena di insegnamento, quindi anche questa è una ragione, perché prima di Python io usavo R, che per dire la verità dal punto di vista del calcolo statistico è senz'altro la prima scelta in questo momento. E ripeto, io non vi insegnerò a programmare, certamente vi pongo degli elementi di programmazione, ma insegnare a programmare è compito di altri che potremmo assolvere. Questi sono i morti Python, che sono un gruppo, diciamo, comico inglese che Monty Python Flying Circus si chiamava la cosa, e da qui ha preso nome il linguaggio, era nato un po' per scherzo. E questo è un notebook, la prima volta che vedete un notebook di Python, vedete qui JPython, qui ci
rappresentate, qui ci sono i comandi veri e propri, qui ci sono anche, vengono rappresentate i disegni e i grafici. GIS. GIS, ho detto, non parleremo di GIS, ma in realtà alcuni elementi di sistema informativo territoriale voi li dovete conoscere. Quelli di voi che non hanno fatto cartografia numerica, vorrei dire che hanno fatto un errore da un certo punto di vista, vabbè che è questione di scelte, poi dopo si possono fare, e ci sono anche altri indirizzi che non richiedono questo nel corso di laurea, però chi ha a che fare, se questo corso di laurea si chiama dell'ambiente del territorio, l'ambiente del territorio voi lo dovete avere uno strumento per rappresentarlo. Una volta erano le mappe fatte su carta e si sarebbe dovuto ragionare sulle mappe, oggi si ragiona sulla cartografia numerica, tutto è cartografia numerica. Quindi questo potrebbe essere uno strumento che voi usate, e Paolo Stratelli venerdì vi parlerà un po' di QGIS, delle cose, voi sarete, dovrete tutti quanti sapere mostrare una mappa di questo tipo in QGIS e alcuni altri elementi che, ma questo ci pensa Paolo Stratelli. I modelli che noi utilizziamo, come calcoleremo per esempio la radiazione? La calcoleremo con un programma che è costruito all'interno di questo sistema che si chiama Object Modeling System, che è prodotto dall'Università del Colorado e di cui questa è la console, in cui esistono tutti i comandi, certe cose che poi vi mostreremo come funzionano. Tutti i programmi che abbiamo sviluppato noi, insomma io e il mio gruppo di ricerca, e che utilizziamo, ripeto, normalmente nella nostra attività di ricerca, noi pubblichiamo su queste cose qua. Quindi questo assicura che è un sistema contemporaneo con il quale si possono produrre risultati di ricerca che sono poi pubblicate nelle riviste, diciamo, di settore più rilevanti. La documentazione degli strumenti che facciamo noi si trova qui su questo blog che si chiama geoframe.blogspot.it, dove ci sono tutti gli elementi ai quali pian piano poi vi indirizzeremo. Tutto è software libero, o meglio open source, in cui non solo lo potete avere gratis come si beve una birra gratis, no? Che non fa mai male, cioè in realtà a me fa anche un po' male bere la birra, ma la bevo comunque volentieri, ma come è scritto, free speech, la libertà di poter parlare, cioè questi software in linea di principio voi li potete aprire, li potete modificare e li potete riusare cambiandoli. In particolare, per esempio, tutti questi software sono distribuiti con una licenza che si chiama GPL, un public license, che consente, anzi implica che tutto questo, quando sia ridistribuito, rimanga libero. E questo è Richard Stallman, che è quello che ha iniziato questo movimento. Verifiche, la cosa che forse ad alcuni interessa più di tutto, a parte le mie. Dunque, durante il corso cosa facciamo? Noi di volta in volta analizziamo delle cose. Come le analizziamo? Le analizziamo attraverso OMS, però producendo, analizzando i dati di input e analizzando i dati di output attraverso dei notebook di Jupyter. Quindi sostanzialmente vi sarà richiesto di prendere i notebook che sono già fatti in qualche modo e di riprodurre i risultati cambiando gli input, cambiando gli output, ragionando su quello che succede, ciascuno possibilmente in maniera creativamente diversa, ma non necessariamente diversa, perché ci sono delle cose che tutti in qualche modo sono comuni a tutti, però uno, diciamo, quello che vogliamo è che ciascuno di voi si ponga il problema di come fare certi calcoli, perché si fanno in un certo modo piuttosto che in un altro, qual è il valore di certi parametri che si mettono all'interno dei calcoli piuttosto che di altri, non semplicemente uno schiacciare i bottoni ottenendo un risultato colorato e magari anche bello, però
della quale voi non avete compreso nulla. Sul lavoro dei gruppi abbiamo già parlato. Beh, vabbè, questo è un esempio di uno dei notebook che voi userete. Vedete, potete inserire anche le formule, che è una cosa. No. Formule, ragionamenti, calcoli e sotto ci sono anche le figure. Allora, dice, ma non ho ancora capito. Allora, in pratica cosa bisogna fare? Bisogna adattare la simulazione condotta in classe, se è un caso di studio diverso da quello fatto in classe, oppure lo stesso caso di studio però variando qualcosa. Scegliete qualcosa da mostrare e dimostrare, ragionare sui dati di input, graficare i dati di output, interpretare e ragionare sui dati che su quello che si è fatto. E il notebook è lo strumento di comunicazione fra me e voi. Voi lo dovete riempire di ragionamenti e di commenti che nel lavoro, nella parte intermedia di lavoro, possono essere frutto anche di una discussione fra di noi, anzi è benvenuta. E poi dovete caricare, non è necessario che lo facciate interattivamente durante il corso, però se lo fate interattivamente e se fate le domande giuste, questo è molto di vantaggio per voi. Non perché prenderete un voto più alto, che di sicuro accadrà, ma perché imparate qualcosa di più. La prova intermedia in che cosa consiste? La prova intermedia consiste essenzialmente nella teoria della prima parte, quella che si è svolta fino al 24 aprile. Consiste in due domande a cui si deve rispondere in forma libera. In quanto tempo? In tempo libero, ma non infinito, però abbastanza libero. Ovviamente, in caso di copiatura il compito viene ritirato, anche se so che c'è sempre qualcuno che mi frega, però alla fine conta poco. E per vedere validata la prova intermedia bisogna aver consegnato alcuni caricati i propri notebook relativi alle cose che sono state fatte fino a quel momento. Con un po' di ritardo, nel senso che mi concedo di la prova è il 24, vedete qua ho scritto 7 maggio, cioè io presumo che una volta fatta la prova io correggerò i vostri compiti in un paio di settimane, quando io consegno i voti voi avete tutto il materiale pronto. L'esame finale è un esame orale che consiste in una domanda sulla seconda parte e di un'analisi sulla parte di laboratorio che è stata fatta. E se qualcuno non fa la prova intermedia, che cosa fa? Invece di fare spezzettato l'esame, lo fa tutto insieme, non cambia nulla. Il voto totale è una media della prima prova, della seconda prova, del giudizio sul lavoro di laboratorio, più una percentuale ma molto piccola aleatoria dettata dall'impressione che noi che vi giudichiamo abbiamo avuto di voi, anche della vostra capacità di rappresentare, di raccontare quello che avete fatto, che non è immediatamente magari presentata dagli altri. I voti come vanno? Beh, se vi ricordate quello che è stato fatto, 20. Cioè ricordare è sufficiente, ma no? Diciamo, se mostrate di aver capito quello che avete fatto, potete aspirare al 25. Se riuscite a applicare anche quello che avete imparato, si arriva al 27, ma direi che questa soglia qua è abbastanza logico arrivarci, nel senso, se si studia un po', perché in tutto il lavoro, cavolo, ma avrei voluto dire un'altra parola, ci mettiamo dentro, se non vi portiamo fino a lì ad aver fatto il lavoro fatto bene, abbiamo fallito la nostra missione. La mia, diciamo, la nostra, perché interessiamo dentro anche i miei collaboratori che hanno meno colpi. E se voi
siete in grado di analizzare con spirito critico e anche magari di fare qualcosa di arrivate più in alto, e se siete in grado anche di fare qualcosa di realmente buono e originale, arrivate anche al 39. Credo che questa spiegazione debba sia abbastanza esaustiva. Allora, contatti, io sono Riccardo Rigon, @michele.it. Michele.bottazzi, @gmail.com. Se avete problemi, dubbi, ve l'ho detto 50 volte in questa presentazione del programma, ci scrivete. Non preoccupatevi, sono abituato a rispondere persino dei problemi sentimentali dei miei studenti, quindi voi le domande di... Non preoccupatevi a fare domande di idrologia, cosa che mi auguro si rimanga in quell'ambito lì. Ma, voglio dire, non abbiate paura a fare domande, visto che c'è tutta questa parte, diciamo, di laboratorio interattivo, se l'interazione non scatta, il corso fallisce il suo compito. Questo è il concetto fondamentale. Dopodiché... c'è anche un Google Group che si chiama Idrologia TN, nel quale vi invito di iscrivervi, perché lì potete magari mandare delle domande di carattere generale. Cioè, è vero che l'interazione personale è importante, però su domande di carattere generale sarebbe meglio che voi le mandaste qui, perché io rispondo, rispondendo ad uno rispondo a tutti. In realtà ci sono altri strumenti che sarebbero interessanti, che può essere divertente se siete curiosi, che hanno a che fare con questa materia. Uno è GeoPaparazzi, che è uno strumento che funziona sui telefonini Android sviluppato da miei ex allievi. Un altro è My Snow Maps, che è un altro strumento sempre sul cellulare sviluppato da altri miei ex allievi, che dà l'altezza della neve su tutto il Trentino, su tutte le Alpi, sviluppato con uno dei nostri modelli. E un altro GIS, che non è QGIS ma si chiama GUSIG, in cui ci sono gli elementi per l'analisi del terreno che abbiamo sviluppato noi. E altri strumenti con i quali noi non abbiamo niente a che fare, ma che potrebbero essere un'alternativa per fare i calcoli, sono R, questo software R, e RStudio, che è l'interfaccia di R. Con questi strumenti io ho fatto almeno una decina di anni di corsi, e quindi ci serve tutto il materiale. Io vi insegno ad usare Python, ma se dopo uno usa il C++, usa Excel o usa un altro strumento, a me va bene ugualmente, perché gli stessi obiettivi io rappresento una filiera di cose che permettono di ottenere un obiettivo. Se voi li ottenete in altro modo, per me va bene lo stesso. Però non chiedetemi di insegnarvi MATLAB, per esempio, per il motivo che dovreste aver intuito, ma non vi dico. E la scrittura di formule e di altre cose simili si può ottenere con LaTeX. Qualcuno di voi, non c'è un solo utente Linux, quindi... E niente, poi il corso per me è sempre un'occasione di da parte mia sulla materia che insegno. Bene, avete domande?